Ciao a tutti da Parafranz e benvenuti in questo video. Oggi sinceramente non volevo registrare nulla, ma ho trovato il modo di portarvi comunque del contenuto. Vi mostro la mia fantastica penna d'autodifesa, sarebbe un teorico Kubotan usato nelle arti marziali, preso da AliExpress. Ve lo faccio vedere più da vicino. Questa penna costa la bellezza di 1,74 euro, pesa appena 45 grammi, ovviamente non pesa come una penna normale perché è tutto alluminio. Abbiamo qua una punta atta a difendere, vi posso assicurare che fa abbastanza male ed è tutta interamente smontabile. Ci vuole un po' di pazienza, ecco qua. Abbiamo qua la punta che scapperà via, quindi mettiamo qua la clip. La parte con l'inchiostro, la molla, ed ecco qua la struttura della nostra penna d'autodifesa o penna tattica. Abbiamo un O-ring qua, è tutto ben ingrassato. E adesso andiamo a rimontarla e vi dirò altre due o tre cose. Ecco qua, ho rimontato la penna, ora andiamo a vedere come è descritta questa penna. Vi metterò in sovraimpressione gli screenshot del prodotto. Questa penna su AliExpress è venduta come di alta qualità di difesa personale all'aperto e DC Tactical Pen Self Defense, penna attrezzo multiuso di alluminio di aeronautica anti-skid portatile. Davvero una ottima descrizione. Se la comprate su smartphone avrete circa il 32% di sconto. Come vi ho detto è un'ottima penna, ce l'ho ormai da circa 2 anni. Le uniche pecche di questa penna sono le verniciature dei pezzi che negli angolini perdono un po', come vedete in video. Anche la zigrinatura qua, soprattutto nelle punte, ha perso un po' di vernice. Per il resto è veramente salda, non è una penna che si spacca facilmente, non è un ciucciotto, come si può dire. E state attenti perché questa penna qua la ritroverete in kit molto più costosi, soprattutto venduta nei negozi, a circa 19-20 euro, e diciamo che se potete comprarla su AliExpress è veramente un grosso aiuto. Le spedizioni sì sono di circa 39-40 giorni, spesso anche 50-60, perché sbagliano sempre a scrivere gli indirizzi, o diciamo c'è sempre un po' di casino burocratico. Adesso andiamo a vedere come scrive su un foglio, perché ok è di alluminio, ok ti può difendere in certi casi. Soprattutto vi ricordo di non abusarne, perché l'autodifesa è un conto, la vendetta personale è un'altra, quindi io vi presento questi oggetti ma non mi assumo nessuna responsabilità di atti non consoni alla legge. Benissimo, ora prendiamo un foglio e andiamo a vedere come scrive. Perfetto, prendiamo la nostra penna, la punta esce scorrendo l'impugnatura e andiamo a fare qualche movimento circolare per vedere soprattutto la fluidità durante la scrittura. Io sono destro. Devo dire che è un'ottima scrittura, sinceramente, veramente comoda. Il mio nome, perfetto. Scriviamo anche in corsivo. E direi che funziona perfettamente. Proviamo a fare qualche altro disegnettino, qualche scarabocchio. Ecco qua il tratto. Sì, leggermente nelle curve perde la stabilità della punta, probabilmente perché comunque si tratta di un prodotto cinese, però per il resto, soprattutto se si calca, il tratto è ben definito. Benissimo, siamo arrivati a fine video. Ovviamente vi ringrazio per averlo visto, ma adesso vi darò qualche notizia. Allora, come sapete l'estate ormai è finita, i miei video vengono caricati prevalentemente in estate perché trattano di montagne, quindi io sono di Milano e la montagna la vedo sostanzialmente in estate.
magari in inverno, ok, ma non ho molto tempo per fare i video. Adesso sto aspettando qualche prodotto che ho ordinato sempre dagli Express per fare una nuova serie di video, ovvero proverò tutte le cose da autodifesa, tutti i coltelli a basso costo. Partirò prima con i coltelli per esempio sotto i 2 euro, poi magari sotto i 5 e via dicendo. Quindi questa penna posso dire che è l'inizio di questa serie che porterò più avanti nel mio canale. Grazie a tutti, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere mi piace al video e se vi va di seguirmi su Facebook, metto il link in descrizione. Grazie e alla prossima!